Si attende il fischio del direttore di gara. Eccolo qui, parte Vasiu, Cattafesta, il pallone ribattuto dal palo e poi il salvataggio. Safon. Safon mette in mezzo il colpo di testa di Orlando Aquino, il gol del vantaggio del Sulmona. Ecco Vasiu, attenzione, poi c'è il numero 3, gol, gol, pareggio del San Salvo. Adesso il Sulmona che prova a proporsi con Fabio Lalli. Lalli, Lalli prova a liberarsi dei suoi avversari, finisce a terra e dunque c'è il calcio di rigore. Aquino contro Savut al 38esimo minuto, fischia l'arbitro, parte Aquino e c'è la rete. Nuovo vantaggio dell'Ovidiana Sulmona. Tuzzi, Scutti, Scutti, attenzione, palla in avanti, gol! Primo gol in biancorosso per Scutti. Cardilli, allora il Sulmona torna al successo, una vittoria importante, alla fine si può dire vittoria meritata. Avete rischiato nel primo tempo quando il San Salvo ha fallito il calcio di rigore, poi siete riusciti a portarvi in vantaggio, il pareggio del San Salvo, poi alla fine ribadisco, vittoria meritata contro il San Salvo che è una buona squadra. Sì, vittoria meritata, e San Salvo è un'ottima squadra, una buona squadra, organizzata, messa bene in campo. E noi abbiamo visto qualcosa su di loro e abbiamo lavorato durante la settimana per fronteggiare le loro qualità più che altro. E il primo tempo abbiamo concesso qualcosa, qualche errore individuale, abbiamo regalato un rigore e regalato, posso dire, anche il gol, perché c'è stato proprio un infortunio difensivo che non si possono commettere quegli errori se decidi di fare un campionato di vertice. Però poi la partita l'abbiamo rimessa subito in corsa nel lato nostro, abbiamo avuto un buon palleggio e con attaccanti del genere le squadre avversarie sono costrette ad abbassarsi e di conseguenza crei molto e siamo andati in vantaggio, abbiamo concluso la partita sul 3-1. Ecco, Lalli e Scutti, due buoni innesti da parte del Sulmona che non scopriamo sicuramente adesso. Scutti ha esordito con il gol. Sì, vabbè, Lalli già lo conosciamo qua a Sulmona perché già ha giocato, sì, con San Nicola e non c'ha bisogno di presentazione perché è un bomber di razza. E Scutti è un ragazzo del 98, abbiamo preso sempre dal San Buceto, molto bravo, è tutto mancino, è esordio col gol, quindi la settimana porta anche le paste, giustamente. Ecco, quindi tre punti fondamentali in chiave playoff per quello che è l'obiettivo dell'Ovidiana Sulmona. Sì, il nostro obiettivo attualmente è quello di andare il più in alto possibile, di barricare il secondo posto e sperare che sopra Casalbordino fa un qualche passo falso per avvicinarci.